Ehi, Shepard. Devo dire che ci si sente più sicuri con te in circolazione. Si aggirano tutti quanti sotto shock, o zoppicando, come me. Chissà se tornerà mai tutto come prima. Questi sono giorni oscuri per tutti noi. Allora l'aspetta un grosso lavoro. Siamo in due, Shepard. Arrivo all'Huerta Memorial Hospital. No, qui è lo stesso. Siamo a corto di medici e sangue sintetico. E non abbiamo abbastanza volume. Se riuscissimo a recuperare il modello di asma, nebulosa serie, potremmo mettere la crisi. Il tenente Ashley Williams, secondo spettro umano della storia. Deve esserci una soluzione. Non so cosa abbia fatto Cerberus, ma così perderemo la paziente. Senza un nuovo piano terapeutico è spacciata. Già, però non mi viene in mente altro. E a te? Capisco che a Palaven sono impegnati, ma qui parliamo di uno dei vostri generali. Un soldato di Cerberus l'ha pugnalato con una lama avvelenata durante l'attacco alla città. Non riusciamo a identificare la tossina. Chi siamo noi per decidere chi vive e chi muore? Non è questo il nostro compito. Noi dobbiamo aiutare ogni paziente. Molto nobile come posizione, ma non ci aiuterà quando finiremo le scorte. Ho già visto... Tutti devono fare dei sacrifici in guerra. Capiterà anche a te, vedrai. L'ho messo in conto, ma li farò senza tradire il mio giuramento o i miei pazienti. Non è così semplice. Se non facciamo attenzione ora, finiremo per perdere tutti quanti. Allora troveremo una soluzione. Abbiamo dei pazienti più fortunati, giusto? Sì, e per quanto mi dispiaccia dirlo, sono loro ad avere più possibilità di sopravvivere. E più crediti. Chiederemo loro delle donazioni per acquistare altre scorte con cui curare chi non ha crediti. Che cosa? Ma stai dicendo sul serio? Una cosa del genere? Sai, potrebbe funzionare davvero. Posso aiutarla? Sto cercando un Drell di nome Thane Krios. Sì, abbiamo un Drell, ma non con questo nome. È stato ferito, arma da taglio. Viene qui piuttosto spesso. Ah, certo, certo. Capisco. I chirurghi sono riusciti a medicare gran parte del trauma. Tuttavia, il signore, Krios, è all'ultimo stadio della sindrome di Kepral. La sindrome di Kepral inibisce il trasporto di ossigeno da parte del sangue e il paziente ne ha perso molto. Lo hanno sottoposto a trasfusioni, ma in tutta franchezza la cittadella possedeva scorte molto limitate di sangue Drell. Posso procurarmene. Qual è il suo gruppo sanguigno? Non può funzionare. Un solo Drell a bordo della stazione può donargli il sangue e ora è accanto al suo letto. Con l'intervento abbiamo fatto tutto il possibile. Ma il suo corpo non riesce a creare nuove cellule ematiche. Ha subito un trauma troppo grave. Suo figlio Koliath è venuto a salutarlo per l'ultima volta. Forse dovrebbe farlo anche lei. Comandante Shepard,
Mio padre mi ha parlato della tua scarcerazione. Non so se ti ricordi di me. Sono Goliath Karios. Sono venuto a donare il sangue. Beh, mi ha chiesto di togliergli la maschera dell'ossigeno. Ora è più a suo agio, ma non credo durerà molto. Ti aveva detto di essere malato? Sì, quando avevo i miei problemi con la legge. Saperlo non semplifica le cose, ma almeno, prego, sarà contento di vederti. Temo che non potrò più unirmi a te, comandante. Non ti facevo così timoroso, Tane. Non iniziare proprio adesso. Ci sono cose che temo, ma non quelle letali. C'è una cosa che dovrei fare prima che peggiori. Devo... Kalahira, custode di abissi imperscrutabili, chiedo il tuo perdono. Kalahira, con le tue onde capaci di erodere la roccia. Kalahira, perdona questo umile peccatore e consentigli di calcare la remota spiaggia dello spirito infinito. Goliath, parli come i sacerdoti. Devi aver trascorso del tempo con loro. Ho comprato un libro di preghiere. Vuoi unirti a me, comandante? È una cosa che spetta a te, non a me. Kalahira, il suo è un cuore puro, ma assediato da forze maligne e corrotte. Guidalo verso il luogo in cui i cacciatori fanno sempre ritorno. Le tempeste si assopiscono e le stelle indicano il cammino. Guidalo, Kalahira, e sarà un tuo fedele compagno, come è stato un padre per me. Addio, Tane. Presto ti raggiungerò. Attenda, prego. Arrivo al mercato del Presidium. Ascolta, ho avuto un'idea. No, non posso aspettare di tornare in servizio. Il periodo è spero. Le statue di quell'epoca avevano iscrizioni Protean molto dettagliate. Sono i miei soldi e voglio chiudere il conto. Il suo conto? Aiuta a finanziare. Hai visto Palaven? O la Terra? Alla guerra non si può sfuggire. Almeno qui c'è il Consiglio che combatte per te. E per combattere ha bisogno di fondi. Del denaro prestato dalle banche usando i conti come suo. E va bene, dannazione. Chiuderò il conto. La Elkos Combine Arsenal Supplies le dà il benvenuto. Grazie, e torni a trovarci. La Canala Exports le dà il benvenuto. È
è possibile coltivare la serenità mentale anche nei periodi di crisi. I medici si stanno facendo in quattro. Il tenente Ashley Williams, secondo spettro umano della storia, ha assistito il comandante Shepard nella difesa del consiglio tra le forze di Cerberus. Un'altra trappola di Cerberus. Questi sono gli schemi delle torrette di Cerberus. Possono servirvi? E come? Però lavoro il dipartimento crimini elettronici. Forse riusciremo a trovare i regalini che ci ha lasciato Cerberus. Grazie mille. Ci ha aiutati a salvare delle vite. Ne avete trovata un'altra? Sì, anche a Zachera. Non capisco perché all'improvviso ti fai così tanti problemi. Senti, ora il bastardo è in custodia. Uccidendolo non riporteremo in vita nessuno. È una questione di giustizia. È un traditore, un assassino. Hai visto che cosa ha fatto a tua moglie? A mio marito? Che succede qui? Sono in posizione all'SSC. Allontanali così posso intervenire e ucciderlo. Non rispondere. Dobbiamo pensare soltanto all'ordine pubblico, come sempre, altrimenti si scatenerà l'inferno. Comandante Shepard, ecco perché il mio piano è andato storto. Come dice? Su via, sono all'SSC, in borghese e armato. Da riconoscere le sconfitte. Mi lasci solo spiegare. Capitano Aaron Sommers, Marine dell'Alleanza, in congedo. Capitano Sommers? Qui c'è un prigioniero, un agente SSC che ha aiutato Cerberus. SSC l'ha catturato quando lei ha sventato l'attacco. Ora intende collaborare offrendo informazioni su Cerberus. Dove vuole arrivare? Lui non merita una seconda occasione. Ha ucciso delle persone durante l'attacco. Brava gente! E faceva parte dell'Alleanza, come noi. Per come la vedo io, è un problema nostro. Immagino che dovrei fermarla, ma purtroppo non ho visto nulla. Grazie, comandante. Comandante Shepard, ha un minuto. Dobbiamo... Comandante Shepard, ecco perché il mio piano è andato storto. Come dice? Su via, sono all'SSC, in borghese e armato. Da riconoscere le sconfitte, mi lasci solo spiegare. Capitano Aaron Sommers, Marine dell'Alleanza, in congedo. Capitano Sommers? Qui c'è un prigioniero, un agente SSC che ha aiutato Cerberus. SSC l'ha catturato quando lei ha sventato l'attacco. Ora intende collaborare offrendo informazioni su Cerberus. Dove vuole arrivare? Lui non merita una seconda occasione. Ha ucciso delle persone durante l'attacco. Brava gente! E faceva parte dell'Alleanza, come noi. Per come la vedo io, è un problema nostro. Mi spieghi cosa ha fatto per meritare di morire? Ha giustiziato i suoi colleghi a sangue freddo, aprendo la strada alle truppe di Cerberus. Ora sostiene di essere un veterano attirato con l'inganno in una lotta per il bene dell'umanità. Non so quali informazioni possiede, nemmeno mi interessa. Ha disonorato l'uniforme. Agente, sono il comandante Shepard. Qui tenete prigioniero un informatore di Cerberus. Lo prendo in custodia io, autorizzazione Spettro. Faccia quel che deve.
Grazie, comandante. Comandante Shepard, ha un minuto. Dobbiamo pensare soltanto all'ordine pubblico, come sempre, altrimenti si scatenerà l'inferno. Ormai l'intera cittadella sa che siamo in guerra. L'ultima volta Cerberus ci ha colti di sorpresa. Dovete fare in modo che non accada mai più. Concordo. Lasciamo perdere le solite scemenze. Concentriamoci sulla difesa militare ed eliminiamo chiunque minacci la pace. Allora tanto vale imporre la legge marziale. Dopo un colpo di stato in tempo di guerra, forse dovremmo. Sì, forse hai ragione. Comandante Shepard, ha un minuto. Posso aiutarla? Jordan Knowles, crimini elettronici. Incontrarla è un onore, comandante. Ho una potenziale breccia nella sicurezza. Non è ancora successo nulla di grave, ma meglio agire subito, no? Se ha tempo di darmi una mano, controlli questo terminale. Ok, sembra un elenco di codici d'accesso. Sono codici diplomatici Batarian. Risalgono a quando avevano un'ambasciata sulla cittadella. Se potesse localizzarli con il livello di accesso come spettro, potrei disattivarli. Posso accedere a informazioni riservate dal Dipartimento Spettri nelle ambasciate. La terrò aggiornata. Al diavolo le regole. La gente ha il diritto di difendersi. Se iniziassimo a vendere armi all'intera cittadella, l'SSC ci farebbe chiudere i battenti. Siamo in guerra. Al prossimo attacco, l'intera cittadella dovrà imbracciare le armi. Il comandante ha ragione. Dubito che quei razziatori si preoccupino delle vittime civili. Ma se vendessimo armi a chiunque, per gruppi come Cerberus sarà più semplice impadronirsene. Cerberus ci ha attaccati con armi di livello militare e corazze potenziate. Con le mie pistole non ci farebbero granché. Ok, hai ragione. Solo facciamo attenzione.